no, un momento che aspettavamo tanto tempo. Tutta la comunità di Crodossola da tempo aspettava che qualcuno prendesse le decisioni che sono state prese qualche anno fa da noi sulla vecchia struttura dell'ex palazzetto. Noi questa scelta l'abbiamo presa e l'abbiamo portata a casa, non nascondo, con tanta fatica, tanto impegno da parte di tutti, dell'amministrazione, della giunta, del consiglio, degli uffici. Una grande soddisfazione, una tensione che scende, diciamo che dopo tanto tempo, tu lavori tanto tempo su un progetto e poi porti a casa il risultato, c'è un senso di rilassamento, di soddisfazione, insomma, chi ha messo tante energie come noi in un progetto in cui credeva che per noi è importante per la comunità, ma anche complicato e non semplice da gestire, penso che possa capire quello che intendi. Di questo solo sono 3 milioni, poi ovviamente degli oneri di difesa, ad esempio 1,4 milioni di quei circa 2,8 milioni che è il costo della struttura, devono essere finanziati, quindi devono essere attualizzati con gli interessi, vengono pagati in 22 anni. Poi ci sono dei costi accessori come i collaudi, le manutenzioni, le stratigrafie termini, tutta una serie di interventi che saremo a certificare a scuola. Lei oggi ha detto che la struttura tecnologicamente avanzata, molto moderna, fin dei colori, ma che ha già dato dei risultati a livello di produzione di energia, perché anche un prezzo locale. Questa è una struttura, non so se è un'altra in provincia, è una struttura che è completamente priva di alimentazione a gas, nel senso non ci sono caldaie a combustione, ma solo pompe di calore alimentate dalla rete ovviamente, ma anche da pannelli fotovoltaici, con 50 kW di pannelli fotovoltaici stati sul tetto. E questo ha comportato nei 3 mesi estivi una produzione di circa 13.500 kWh. Ovviamente questo in parte sarà integrato alla rete, perché d'inverno ovviamente che quando la scuola è aperta non l'apporto del termine del solare inferiore, però dà già un senso del fatto di una struttura tecnologicamente avanzata di categoria energetica superiore. Quindi permetterà anche di fare qualche economia il discorso dell'accorpamento delle scuole, sulle gestioni in generale. Nel giro di qualche anno questo diventerà il polo scolastico, anche la Crodossola, ai nastri di partenza, un altro importante progetto. Allora, chi ha visto, chi ha partecipato, chi è passato con la Crodossola vede che tra questa struttura la pista ciclabile nuova che verrà prolungata, e c'è un cantiere aperto che è un cantiere finanziato con fondi PNRR, sono 2 milioni a fondo perduto che abbiamo ottenuto grazie al progetto di un asilo nido che verrà realizzato proprio di fianco. Quindi noi avremo scuola materna, scuola media, scuola elementare che sono già finite, che sono già collaudate e funzionanti, e entro il 2026 questo nuovo servizio ai residenti, ma non solo, di un asilo nido, che è un servizio che qualcosa ci mancava e pensiamo che andrà poi a beneficio anche dei comuni.